Innanzitutto grazie Leonardo di essere qui con noi stasera. Conosci questo chi è? No, chi è? Non lo so, tu lo conosci? Que- è lui. Lui! Fatti vedere, alzati un po', mettiti al centro, guarda, guarda, due gocce d'acqua, due, perfetti, qua. Applausone! Allora, Leonardo è un doppiatore, ma non solo. Grazie innanzitutto di avermi voluto qui. È un onore che tu sia venuto. Grazie, gentilissimo. Grazie dell'invito che hai accettato. È un doppiatore, lo conoscete tutti, ma è anche uno speaker radiofonico. Sì, anche. Ma anche un presentatore. Ogni tanto succede. Ragazzi, fa un sacco di cose. Vabbè, qualcosa succede. Allora, come è iniziato la tua carriera, Leonardo? Dunque, ho iniziato in realtà in tarda età. Tanto sente, vai. Vado con vai, questo? Vai con questo, sì. Perché questo non funziona? No, no, quello funziona, quello per registrare. Ah, questo. Ho iniziato in tarda età, perché ho iniziato a 20 anni, su per giù. Recitavo quando ero bambino, sui 14 anni, un po' di teatro amatoriale, e poi più avanti mi sono specializzato nel doppiaggio e poi piano piano qualche altra attitude è uscita fuori, come quella della conduzione, come tu sai, e ho fatto una sorta di università, si chiamava l'IFIS, l'Istituto Formazione Italiana Spettacolo. Dopo le superiori mi sono diplomato in questa scuola di 4 anni e successivamente poi mi sono buttato nel mirabolante mondo del teatro e poi successivamente del doppiaggio. Il teatro in realtà già c'era stato un po' prima, quando ero più piccolino, verso i 15-16 anni. E poi insomma, da lì c'è stato un po' un'escalation di varie artistica. Cose. Sì, artistica, e finché poi non mi sono quasi fermato adesso col doppiaggio e con l'insegnamento, perché insegno anche in una scuola di canto. Quale scuola? È il teatro, facciamo una marchetta? Certo. Il teatro nella scuola. No, vabbè, ma in realtà io insegno il doppiaggio, ma la recitazione e anche l'addizione, ma più recitazione e doppiaggio all'interno di un contesto di scuola di canto, per dare una formazione completa ai ragazzi, insomma. Si chiama teatro nella scuola di Caporale. Se chiudete gli occhi e lui parla, chi è? Chi vi sembra? Boh, non lo so, tipo? C'hai un suggerimento per caso? Aspetta, io faccio così. Aspetta, ma... chi è? Già lo vuoi, mamma mia, degli avvoltoi, dei vampiri. Io sarò un giorno anch'io diventerò Hokage Rasengan. Ok. È lui? Questo me lo porto via poi. Allora, un cartonato per Leonardo, per favore. E innanzitutto grazie per avermi voluto. Sono molto contento. Ma grazie a te di essere venuto. Amo il ramen come tu chi sai chi. Ma questo è il nostro articolo su di te. Questo è un articolo su di me. Ma vai, qui scorri. Ci sono un po' di personaggi. Allora, aspetta. Ma quante cose hai fatto? Allora, vediamo un po'. Facciamo un. Bravo, mi piace pubblico. Questa cosa. Ci piace? Mi piace. Vabbè, ma perché questi poi sono vecchi, quindi alcuni secondo me non lo conoscono. No, qualcuno me lo ricordo, altri meno. Tipo questo, chi è? Vediamo un po' se qualcuno lo conosce. Abbiamo fatto il cavaliere da Zodiaco? No. 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 No, 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 questo è un cattivo dell'ultima stagione. Sensei Hades. Hades. Papillon, questo era un cattivo. Papillon mio. Questo credo che sia un po' più famoso, qualcuno lo conosce. Taz, baby Taz. E poi quanti ricordi? Questa è stata una serie veramente bellissima, fatta in un clima serenissimo, mi piaceva molto. Diretta da Alessio Cigliano, i Digimon. Ed era la, credo, o la terza, no, questa era la quarta stagione, questa era JP. Sì, JP, Digimon, forse Frontier, sì. È saltato tutto, arrivederci. E poi lui lo conoscete sicuro, non mi deludete, Bibi, bravo, chi è stato lui? Vinto il premio. E poi vabbè, questa è una serie di Netflix che io ho adorato, questa è stata una delle cose più emozionanti che abbia fatto, questo è Sense8, una serie di Netflix molto bella, particolare. E poi un cattivo, qui hanno messo un cattivo, tu l'hai messo ovviamente, certo, che poi tanto cattivo non è, Dark, questa la mia voce inedita su un prete un po' cattivello. Ah, e poi Oliver, questo Le regole del diritto perfetto, una bellissima serie, mi piace tantissimo. Vuoi far vedere altre cose? Molto bello. Vai, scorri un po', magari vediamo. Killua, vedi, eravamo di, sì, c'è anche Killua,
Ecco, lui, vabbè, penso... devo dire che questo è stato uno dei personaggi forse più belli che abbia doppiato, Sì. Veramente con delle belle sfumature. E lui sono affezionatissimo, perché insomma credo che ho fatto spendere alle madri con questo cartone animato veramente i miliardi in palline Bakugan. Vabbè, ma hai tirato fuori tutto? Sì. Guarda che io poi non mi fermo, parlo a... Vai. C'è un po' come... Questo non lo conosco. Non lo conosci, no? Manco questo. No, non per niente. Ma l'hai letto il nostro articolo poi? Guarda che bello che... No, ancora no, non sono riuscito a leggere niente. Purtroppo ho pochissimo tempo. E mandi la video intervista, cioè vai sotto. La cenere sopra la testa. Perché forse vediamo anche qualche altro... Ah, poi sono anche io. Abbiamo due foto, questa è un po' antica. Questa Palermo... Ah, questa... No, metti però la copertina, Veronica. La cover? Non si, sì, la copertina metti. Esatto, così vediamo tutti i personaggi che ci sono. Ah, questi sono un po' più moderni. Sì. Questo, sì. Vabbè, un po' tipo i Griffin, una serie un po' particolare, si chiama Paradise Police, bravissimo. Bravo. Faccio. Poi vabbè, mi diverto molto, però non è proprio per i bambini questa, credo. No, non è proprio. Risalmente no. Leggermente, la signorina ha capito. E poi Terry, Hermon, oddio. Momentai, Harry! Parlava così. il figone della situazione. Questa era una sorta di Sailor Moon in versione Rai. Erano le Pretty Cure 5. Lui era tipo un... Che c'è pure Mal Carbiero che sta in fissa per queste cose. Con le Pretty Cure. Sì. Kokoda, professore Kokoda di... Sì, mi ricordo. Beh, grazie, è un bellissimo omaggio, sono molto contento. Grazie mille, Andrea. Allora, io farei una session di doppiaggio. C'è qualcuno che vuole doppiare? Ah. Vuole provare a doppiare? Benissimo. Adesso Leonardo, prima vedremo la clip tutti insieme. Sì. Dopodiché lui doppierà, naturalmente, la professionista con gli occhi chiusi, lo doppierà. Dopodiché poi vi seguirà chi vuole provare. Ah. Leonardo sarà qui per seguirlo e provare a doppiare. Qua abbiamo una bella clip di Naruto, anche un po' commovente, ragazzi. Allora. Ma è una clip in originale? No, in italiano. Ah, già, in italiano, già quindi già c'è. Già ci sei tu. Allora senti, lo possiamo far fare direttamente a loro, perché c'hanno anche la base. Bene, bene. E ho messo anche i sottotitoli, quindi dopo che non si vede la voce, la bocca, così possono muoversi. Allora prima vediamo la francese. Doppiaggio alla francese funziona così. Non hanno un copione, ma hanno dei sottotitoli sotto. Ma questo spiegalo. Ah vabbè, non hanno un copione, noi abbiamo un, sapete, il doppiaggio è fatto con un leggio, un copione, uno schermo davanti, e invece alla francese non hanno il copione ma passano questi sottotitoli sotto, che sono messi a sync con la battuta. Sync significa che quando lui apre la bocca, il sottotitolo passa, in modo che il doppiatore può leggere e metterla, ovviamente, e mettere la battuta in perfetto sincronismo labiale. È arrivato intanto anche Akira. Ciao Akira. Grazie. Okay. Anche un pochino, voglio dire, quello è il nome. Allora, allarga un pochino più lo schermo finché non arriva fino ai bordi. Sfruttiamo tutto lo schermo. Ah, sfrutta. Sfrutta lo schermo. Insomma, vai. Ma voi ancora siete appassionati? Anche voi piccoli vi piace Naruto? Sì, siete appassionati? Sì, ah. Sapete che mancano ancora 140 episodi? Che non c'è la fine, che ancora non è stata doppiata la fine. Mi passi anche il copione? Esatto, che non... Che... Sta là sotto, sì. No, Boruto no, è ancora inedita, non l'hanno ancora doppiato. Meno male. No, meno male. Allora, fai partire la clip. Da dove lo sei visto? Io l'ho visto quando lo doppiavo in sala di doppiaggio, non l'ho mai visto. Quindi tu l'hai visto in giapponese? Esatto, lo vedevo in giapponese. Perché ti ricordiamo che tu senti la voce in giapponese e sai quando li parli in italiano. Esattamente. Quindi loro hanno una cuffia per cui sento la voce in giapponese e poi loro doppiano sopra la voce italiana. Allora abbiamo anche i copioni. Addirittura. Cioè abbiamo tutto. Organizzatissimo. Madonna. È una trappola tremenda questa. Questo è Naruto. Allora sembra degli occhiali qua. sì, quasi mi servono occhiali. Vabbè, faccio così, va. Allora, intanto facciamo partire la clip in originale, cioè già doppiata. Ah, queste sono puntate di qualche anno fa. Io un po'... È attaccata la cassa, no? Ah, surprise. Dietro, no, l'hai acceso. Guarda un po' se è spento. Ah, siete okay. Veramente è attaccato il jack? Perfetto, falla partire. Meglio che non ci doppia la tecnica seducente. Siamo diventati ninja d'elite. Tutti e due. Nessuno escluso. Ora pensaci. Togli questo. Se sei stato capace di vedere fino nel profondo del mio cuore, avrai capito che se noi due ci sfidiamo,
Il risultato, purtroppo, sarà... sarà inevitabile, sì, perderemo la vita. La perderemo entrambi. Sasuke, se verrai ad attaccare Konoha, sarò costretto a combatterti. Perciò risparmia il tuo fino ad allora. E quando sarà il momento, sfogalo tutto contro di me. L'unica persona che può reagire il tuo odio sono io, e lo sai bene. Sono l'unico in grado di farcela. Porterò il peso dell'odio con te e moriremo insieme. Addirittura. Come sei tragico. Madonna mia, dramma proprio. Ancora? Cosa vuoi, Naruto? Dimmelo. Si può sapere che cosa cerchi di ottenere? Perché sei così ossessionato da me? Ovvio, perché sei mio amico. E commozione qua, ragazzi, perché veramente... Come sei altruista sempre. Voce vuota. Ma che parte, che parte ha di te, Naruto? Ma, come tutti i personaggi, una grande parte. Nel senso che do una parte di me ai miei personaggi, è normale. Noi abbiamo, lo spiego sempre ai miei allievi, noi abbiamo un cassetto delle emozioni, siamo un armadio con tanti cassetti, e a seconda del cassetto che apriamo si cela un'emozione, e quindi ogni volta che l'apriamo usiamo un'emozione che c'è dentro di noi. Poi ce ne sono alcune sopite che non usiamo mai, magari siamo degli ferati assassini, non abbiamo il gusto del sadismo, però in ognuno di noi magari c'è una parte anche un po' malvagia, no? Poi magari uno non la usa. Così. Certo, e allora usiamo il cassetto delle emozioni a servizio dei personaggi. Quindi comunque ogni personaggio ha una parte di me. Poi se tu mi dici che se mi somigliano, no. No, nel senso io sono unico. Però quale parte c'è? Però quale c'è una parte. E qui forse un po' di altruismo, di friendship zone, insomma, un po' di amicizia. Ecco, quello sì, magari... il valore dell'amicizia. Tu per gli amici ti fai in quattro? Non sempre. Non quando se lo meritano. Credo che ho imparato a tutelarmi, la verità è questa, quindi sì, se posso lo faccio, dove arrivo, se non posso e capisco che dall'altra parte certo. Non è una vera richiesta di amicizia, certo. No, mi fermo prima, certo, beh, è una forma di tutela, comunque, ecco. Ora, parlando delle emozioni, sai, ogni personaggio ha un'emozione, noi ce l'abbiamo tutte, e noi attori, oppure chi vuole diventare attore, l'importante è che apra sempre i cassetti giusti e tiri fuori quell'emozione. E tu ci riesci, perché insomma... Grazie, questo è un fa molto piacere. Mi commuovo quando sento Naruto. Dimmi, tu mi chiami sempre, dimmi tutto. Ho interpretato altri personaggi oltre Naruto. Ah, ho interpretato altri personaggi, sì, ho fatti tanti. Poi dopo te... No, ma tu dici di Naruto? No, di Naruto posso fare solo quello. Non posso. No, però magari ho fatto lui da piccolo, quando è più grande, flashback, insomma, avanti indietro, lei va via, non te ne andare, ti prego, rimani con noi. Allora, partiamo con... questa attacca subito praticamente. E io lo devo doppiare adesso? Ma che ne so, non mi ricordo niente. Allora, senti, ma... Parte subito. Siamo senza cuffia, è tremenda sta cosa. Allora. Vai. Tu mi dici che c'è il sottotitolo. Ecco. Parte subito, vabbè, allora quando riparti siamo pronti, capiamo come va. Sì, va benissimo. Il sync sarà un macello, perché ovviamente non ho una cuffia. Non so neanche la bocca di sembrare. Va bene, io mi butto. Pronti? Siamo diventati ninja d'elite, tutti e due, nessuno escluso. Ora pensaci, se sei stato capace di vedere fin nel profondo del mio cuore, avrai capito che noi due ci sfidiamo. Il risultato purtroppo sarà... Sì, sì, sarà inevitabile. Perderemo la vita tutti e due. Eh? Ah, beh, aspetta. Io sto anticipando tantissimo. No, riparti, non mi piace. Via sto foglio, ce l'ho qua. Allora, momento. E tu mi hai dato il foglio e mi stai a portare fuori. Ma io ti ho capito, è tremendo, eh. Ma lo rifacciamo, pronti? Vado? Ma vai. Sì, buttiamoci. Siamo diventati ninja d'elite tutti e due, nessuno escluso. Ora pensaci. Se sei stato capace di vedere fin del profondo del mio cuore, avrai capito che se noi due ci sfidiamo, il risultato purtroppo sarà...
Sarà inevitabile, sì, perderemo la vita. La perderemo entrambi. Sasuke, se verrai ad attaccare Konoha, sarò costretto a combatterti. Perciò, risparmia il tuo odio fino ad allora. E quando sarà il momento, sfogalo tutto contro di me. L'unica persona che può reggere il tuo odio sono io, e lo sai bene. Sono l'unico in grado di farcela. Porterò il peso dell'odio con te e moriremo insieme. Ovvio, perché sei mio amico. Bravo! Grazie. 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 Fantastico. Sono molto contento di questo evento, dare una risonanza anche a noi doppiatori che siamo un po' all'ultima ruota del carro, perché nessuno ci considera. Ma come, io ti considero, per esempio. No, per dirtilo, però un programma TV, non siamo invitati, è come se non esistesse. Ti ci porterò. In realtà, cioè, noi portiamo il cinema. Diventeremo quarto caga insieme. Diventeremo quarto caga insieme. Allora, chi vuole provare a doppiare con... No, ma ha detto lui, aspetta. Diamo la prima caparezza. Allora, caparezza. Pezzettino alla mano, facciamo un pezzettino, non lo facciamo tutto. Sì, no, rimani lì, tu rimani lì. Riparti con... Allora, faccio io il giro, volendo. Aspetta un attimo. Facciamo così, mettiti un attimo qua all'angolo. Sì, qui, mettiti qua. Nessuno mette i baby in un angolo. Esatto, tanto ormai. Allora, è difficile, non è proprio facile. Però, anche se non becchi bene il sync, va benissimo. L'importante è la recitazione. Io lo spiego sempre ai miei allievi. Il sync si impara, ci sono tecniche, si fa tanta palestra, si impara, ma l'importante non è avere una bella voce, ma avere una bella interpretazione del personaggio, perché tutti abbiamo delle belle voci e delle voci uniche. Poi l'importante è essere attori, noi doppiatori siamo attori, infatti noi usiamo sempre il termine, come diceva ad Andrea l'altra volta, siamo dei doppi attori. Attori, sì. Cioè, recitiamo magari su un palcoscenico, in teatro, e poi facciamo anche il doppiaggio. Allora, parte la clip, pronti? Tu appena vedi sotto il sottotitolo, come me, non... Ragazzi, sedetevi, se no poi non... E parti, allora. Facciamo così, questo te lo tengo io, così almeno sei ben emozionato. E tu puoi... Parti subito. Vai. Non correre. Siamo davanti ai Ninja Elite, tutti e due, nessuno escluso. Fermo. Ora pensaci. Fermo. Sei stato capace di vedere fin dal profondo del mio cuore. Avrei capito che se noi due ci sfidassimo, il risultato purtroppo sarà... Fermo fino a qua. Lo rifacciamo, bene. Ci leviamo adesso qualche intonazione, chiudiamo tutte le vocali, perché c'è qualche vocale aperta, e lo rifacciamo da capo, solo un pezzettino. Un po' di dizione. Ci sfidiamo, avrai capito. Aspetta un attimo. Siamo diventati... Cioè, tutti e due, due chiuso, nessuno escluso. Pronti, vai. Due, tutti e due, dillo. Tutti e due. Bravo, non tutti e due. Bravo. Siamo diventati ninja degli, tutti e due, nessuno escluso. Ok, ancora una volta la timbriamo un po' di più e ci mettiamo un po' più di volume. Gli diamo un po' più di intenzione, perché lui in questo momento strilla. Ancora un giro. Siamo diventati ninja degli, tutti e due, nessuno escluso. Ora pensaci. Sei stato capace di me, vai. Va bene, bravo, bravo. Perché comunque mi hai seguito, bravissimo. Bravo, bravo. Dai. Facciamo provare qualcun altro. Ma qualcun altro vuole provare? Dai, facciamo fare a lui, però l'ha detto lui. Allora, va, vieni qua. Dopo lo facciamo un po' tutti. Dai. Da lì. Oh. Prego, prego. Facciamo passare la signora. Signora, passi, passi pure, se vuole. Può fare anche il limbo. Se volendo. Si vuole accomodare, se no passa. Facciamo, oggi abbiamo invaso questo locale, abbiamo portato un po' di Giappone, ancora di più di quanto facessi. Ancora di più. Allora, hai capito un po' come funziona. L'unica cosa che ti chiedo, un po' più di voce. Bello tosto, come un bel supereroe, forte, bravo, hai capito tutto. Pronti, parti. Siamo diventati ninja tutti e due. Nessuno escluso.
Ora pensaci. Sei stato capace di vedere fin nel profondo del mio cuore. Avrei capito che se noi due ci sfidiamo il risultato purtroppo sarà... sarà inevitabile, sì, perderemo la vita tutti e due. Ok, fino a qua, bravo. Pezzettino, adesso la mettiamo un po' più a sync, un po' più di volume e ci siamo, bravo, bravo, bravo. Allora, un altro giretto, lo ripartiamo. 3, 2, 1, via. Siamo diventati ninja dell'elite, tutti e due, nessuno escluso. Più voce, vai. Ora pensaci. Bravo. Sei stato capace di vedere fin nel profondo del mio cuore. Avrei capito che se noi due ci sfidiamo il risultato purtroppo sarà... sarà inevitabile, sì, perderemo la vita. La perderemo entrambi. Bravissimo, bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Ancora uno. Beh, Naruto lo fa, non gli ho fatto più a me, lo facciamo pure a Naruto. Vai. Qui facciamo provini per nuove generazioni. Vabbè, ma allora, tanto servono sempre, no? Benissimo. Ma l'ho detto, c'ho una voce profonda, poi vengo pure io a farlo. Sicuro? Sì. Sei sicuro proprio? Non ti conviene. Allora, avrei capito come funziona? Vai. Siamo diventati ninja d'elite, tutti e due, nessuno escluso. Ora pensaci. Se sei stato capace di vedere fino nel profondo del mio cuore. Ti sei bloccato. Vai, vai. Avrei capito che se noi invece sfidiamo il risultato purtroppo sarà... sarà inevitabile, sì, perderemo la vita. Ok, perfetto. Adesso ci mettiamo un po' più di forza, un po' più da supereroe, un po' da Capitan America, un po' da Naruto. Sei Naruto, un po' di più, un po' più di mordente. Però va bene, siete bravissimi. Ripartiamo, va, ancora una volta. Siamo diventati ninja d'elite, tutti e due, nessuno escluso. Bravo. Fermati. Ora pensaci. Fermati. Se sei stato capace di vedere fin nel profondo del mio cuore, avrei capito che se non... Due, ci sfidiamo, fermati. Il risultato purtroppo sarà... Qui, il risultato purtroppo sarà... Il risultato purtroppo sarà... Sarà inevitabile, sì, perderemo la vita. Perfetto, bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Ancora un altro? Dai, hai alzato la mano lui, poi lo facciamo. Lo anche lui? Lei. La faremo, facciamo tutti. Facciamo tutti. Adesso portiamola da lì in poi, da questo poco poco più avanti. Perderemo la meno, facciamo fare la seconda parte. Sì, esatto, l'altra parte pure è molto bella. Da qua, dai, sarà inevitabile, qua. La perderemo entrambi. Bene. Vabbè, dai, va bene anche da là. Va bene, va brava, bene. Brava. Sì, dai. Forza, Sasuke, se verrà ad attaccare Konoha, sarà costretto a combatterli. A combatterli. Perciò risparmia il tuo odio fino a... E quando sarà il momento, sfoga... Piano piano. L'unica persona che può reggere il tuo odio sono io, e lo sai bene. Fino a qui. Benissimo. Allora, la lettura va benissimo. Adesso la portiamo, perché loro sono a distanza, e se noi la facessimo così è come se io e te stessimo parlando in una sala vicini. Invece lui sta laggiù, quindi che succede quando il tuo cugino sta laggiù? Tu lo chiami, Sasuke, la porti, portare la voce, e quindi adesso alziamo un po' più il volume e portiamo la voce. Ricominciamo. Sì, perché bisogna pensare sempre verso chi stai parlando. Certo, perché sono i campi diversi. Certo. Ok, quella dopo. La perderemo entrambi. Adesso okay. Porta di più. Sasuke, questo tempo. Portala. Sasuke, se verrà ad attaccare Konoha sarò costretto a combatterti. Un po' di più di volume. Perciò risparmia il tuo odio fino ad allora. E quando sarà il momento sfoga tutto contro di me. Perfetto. L'unica persona che può reggere il tuo odio sono io, e lo sai bene.
Da qua. Facciamo lui. Pezzettino per uno. Da qua. Ce la rifacciamo. Porterò il peso dell'odio con te, moriremo insieme. Che cosa vuoi, Naruto? Dimmelo! Si può sapere che cosa cerchi di ottenere? Perché sei così ossessionato da me? Ovvio, perché sei mio amico. Ok, queste due battutine le rifacciamo. Con un po' più di sorriso la seconda, perché hai visto cambia espressione e lo vuole tranquillizzare e dire siamo amici, per cui non ti preoccupare, io ti salverò, questo è il senso. Questo ancora. Questo non lo diceva... Ah sì. No, lo dice Naruto. mai contraddire il direttore di doppiaggio, perché sono... Mai contraddire quello. Terzo, quarto, quanti siamo? Settimo. Pronti. Proprio dietro, Pre. Veronica. Porterò il peso dell'odio con te e moriremo insieme. Che cosa vuoi, Naruto? Dimmelo! Si può sapere che cosa cerchi di ottenere? Perché sei così ossessionato da me? Ovvio, perché siamo amici. Sei mio amico. Va bene. Bravo. A lui facciamo anche lui. Quando arriverò a questa parte la salterò tutta. Ah sì? Beh. Dove ripartiamo? Da sempre questo pezzettino. Facciamo queste battute, ricordati di portare un po' la voce. Poi. Porterò il peso dell'odio con te e moriremo insieme. Ok. Che cosa vuoi, Naruto? Dimmelo! Si può sapere che cosa cerchi di ottenere? Perché sei così ossessionato da me? Ovvio, perché sei mio amico. Ok, va bene. Adesso portala un po' di più, come se stessi a distanza, come se dovessi parlare a me che sono in un'altra stanza. Ok. Ovvio, perché sei mio amico. Portala. Questo significa portare la voce quando i due personaggi sono a una distanza lontana, non proprio vicina come siete voi due, e quindi devi farti sentire. Quando farti sentire, mamma, sono a casa, tu sei al piano di sotto, mamma di sopra, e la devi un po' portare. Ripartiamo da questo. Porterò il peso dell'odio con te e moriremo insieme. Bravissimo. Può sapere che cosa cerchi di ottenere? Perché sei così ossessionato da me? Ovvio, perché sei mio amico. Bene, bravi. Allora, facciamo anche lei. Dai il microfono. Grazie, passa il microfono. Grazie. Dove sta? Lei. Eccomi. Faccio il giro di qua. Chi mi aiuta a tenergli il microfono? Faccio io. Facciamo così, la tengo io da qua. Ci vai? Ce vai? Sei pronta? Sì. Emozionata? Vai. Certo, se vuole sì. No, lo tengo io, ci arrivo ancora. Vai. Quando... è già partita? Sì. Vabbè. Mandala indietro. Ripartiamo? Aspetta, stavo prendendo il punto. No, non era partito. Vai. Porterò il peso dell'olio con te e moriremo insieme. Che cosa vuoi, Naruto? Dimmelo! Si può sapere che cosa cerchi di ottenere? Perché sei così ossessionato da me? Ovvio, perché sei il mio amico. Ok, benissimo, un'altra volta la facciamo. Ancora una. E se nemmeno l'hai vista, vai. Porterò il peso dell'odio con te e moriremo insieme. Benissimo. Che cosa vuoi, Naruto? Dimmelo! Si può sapere che cosa cerchi di ottenere? Perché sei così ossessionato da me? Ovvio, perché sei il mio amico. Ma brava, bravissima! Ti ha preso da un po' preciso. Un sync perfetto, direi. Ma direi sì. Bravi tutti, mamma mia. Qua abbiamo
Doppiatori in erba. C'è qualche altro Naruto? Qualche altro Naruto? Ho notato una cosa. Che hai notato? Ho notato che molti personaggi di Naruto sono doppiati da altri cartoni animati famosi. Per esempio, Hinata è stato doppiato da quella che ha doppiato anche Shizuka, no? Sì. Di Doraemon. È vero, è vero, è vero. È vero. Sì, certo. È sempre lei. A Federica Valenti, come no? Sono colleghe che si prestano a tanti personaggi. Noi doppiatori non interpretiamo solo un ruolo, come ti ho fatto vedere prima, facciamo tanti personaggi e anche loro in altre serie hanno fatto altri personaggi. Allora, se abbiamo un altro Naruto, altrimenti passiamo alla... Passiamo anche all'altra clip. Ok, facciamo, allora, così mi diverto con qualcuno di più grande, va? Allora, c'è una clip più grande. Oh! Allora, mi sa che... Ma lo conoscete questo? No, non so chi sia. Scelta. Perché la stai riducendo? Allora. Se abbiamo il tecnico qua. Allarga un po'. No, questa è il Big Bang Theory. E poi la sposti un po' al centro. Perfetto. Bene. Con i nostri okay. Modelli. È quella con tutto audio, no? Oh, siete arrivati al momento giusto. Credo di aver inquadrato l'algoritmo per farsi dei nuovi amici. Sheldon, non esiste un algoritmo per farsi degli amici. Aspetta, se hai davvero scoperto qualcosa potremmo aprire uno stand-up comico e farci dei soldi. Vedete, il mio approccio iniziale con Clip che aveva le stesse lacune che affliggevano Bua il cacatua quando arrivò allo zoo. Bua il cacatua? Sì, che arrivò allo zoo. È un libro magnifico e io ne ho distillato l'essenza ricavandone un diagramma di flusso che mi farà da vita. Mai pensato a rinchiuderlo in una cassa quando mi uscire? Pronto, Kiki? Sì, sono Sheldon Cooper. Sono arrivato alla conclusione che non hai risposto alle mie chiamate perché non avevo avanzato proposte concrete per approfondire la nostra amicizia. Quindi pensavo che noi due potremmo andare a pranzo insieme. Sì, capisco. Allora magari puoi trovare il tempo per una bevanda calda. Le scelte più comuni comprendono tè, caffè e cioccolata. Capisco. No, aspetta, non attaccare. Senti, che ne diresti di un'attività ricreativa? Scommetto che abbiamo un sacco di interessi in comune. Dimmi almeno uno dei tuoi interessi. Ah, davvero? Su cavalli veri? Dimmi un altro dei tuoi interessi, per favore. Oh no, mi dispiace, non voglio entrare in acqua a meno che non sia assolutamente necessario. Dimmi un altro dei tuoi interessi. Oh, è bloccato in un loop infinito. Interessante, ma il ventriloquo non è per definizione un'attività che si pratica da sola. Sì, dimmi un altro dei tuoi interessi. Per caso ti piacciono le scimmie? Ehi, ma che cos'hai che non va? A tutti piacciono le scimmie. Resta lì, credi. Un contatore di interazioni e un'uscita dal ciclo all'attività meno discutibile. Howard, è davvero geniale. Strano che sia un'idea tua. Cavolo, perché Sheldon avrà pochi amici? Allora, per fare questa cosa noi ci abbiamo messo tipo 3 ore. Come la volete far fare qua tutta quanta? Beh, parli un botto. Parla un botto, sì. Proviamo. Personaggione, dai. Dai, proviamo, vediamo quello che si riesce a fare. Allora, scusate, mi metto davanti perché già ci vedo poco. Comunque quindi... è proprio la voce tua, cioè nel senso... Allora no, ormai non è più la voce mia, questo era un po' più leggerino, però vabbè, perché dai. Sono passati un po' di anni. Credo che sia quarta o quinta stagione, può essere? Può essere, sì. Sesta, non so, ci sta scritto là che stagione è. Che stagione è? Si sa. Sì, forse quinta o sesta. Non abbiamo da sapere. Sesta? Sesta stagione, quindi sono passati 6 più altri 4. Ah, siete! Vabbè. però, certo è pure Interruptus. Ah, siete arrivati al momento giusto. Credo di aver inquadrato l'algoritmo per farsi dei nuovi amici. Sheldon, non esiste un algoritmo per farsi degli amici. Aspetta, se hai davvero scoperto qualcosa potremmo aprire uno stand-up comico e farci dei soldi. Vedete, il mio approccio iniziale con Kripke aveva le stesse lacune che affliggevano Bua il cacatua quando arrivò allo zoo. Bua il cacatua? Sì, che arrivò allo zoo. È un libro magnifico, io ne ho distillato l'essenza, ricavandone un diagramma di flusso che mi farà da guida. Ma hai pensato a rinchiuderlo in una cassa quando devi uscire da casa?
Pronto, Kripke? Sì, sono Sheldon Cooper. Sì, sono arrivato alla conclusione che non hai risposto alle mie chiamate perché non avevo avanzato proposte concrete per approfondire la nostra amicizia. Quindi pensavo che noi due potremmo andare a pranzo insieme. Sì, capisco. Allora magari puoi trovare il tempo per una bevanda calda. E le scelte più comuni comprendono tè, caffè, cioccolata? Capisco. No, no, aspetta, no, non attaccare, senti. Che ne diresti di un'attività ricreativa? Scommetto che abbiamo un sacco di interessi in comune. Dimmi almeno uno dei tuoi interessi. Sì, ah, davvero sui cavalli veri, ma... dammi un altro dei tuoi interessi, per favore. Oh no, mi dispiace, non voglio entrare in acqua, a meno che non sia assolutamente necessario. Dimmi un altro dei tuoi interessi. Oh, è bloccato in un loop invincibile. Interessante, ma il ventriloquo non è per definizione un'attività che si pratica da soli? Sì, dimmi un altro dei tuoi interessi, per favore. Per caso ti piacciono le scimmie? Ehi, ma che cos'hai che non va? A tutti piacciono le scimmie. Resta lì, Kripke. Un contatore di interazioni è un'uscita del ciclo di attività meno discutibile. Ah, guarda, è davvero geniale! Strano che non sia, che sia un'idea tua. Cavolo, perché Sheldon avrà pochi amici? Oh, sì, vabbè, insomma, per questo sì. Bravissimo! Abbiamo messo 3 ore per fare questa cosa. Bravissimo! Così al volo. Qual è il... Dimmi. Tu sei tanto chiacchierone, però mi piace questa cosa, perché tu sei... c'hai il fuoco, mi piace. Chiedimi tu. Qual è la cosa più importante per essere un doppiatore? Bellissima domanda, bravissima. Come ti chiami tu? Tiziano. Tiziano. Ci manca un Tiziano, vuoi venire a doppiare con noi? Cos'è la cosa più importante? Ma ce ne sono tante. L'importante è essere attori, lo dico sempre. L'importante è essere attori e aver studiato recitazione. Poi la tecnica si impara e poi avere la voglia di fare questo mestiere, che sembra tutto rose e fiori, facile, ma c'è molto sacrificio dietro. Noi rinunciamo anche spesso al weekend, andare fuori. Non devi avere blocchi, non puoi avere, esatto, la timidezza, poi magari sai che stai facendo una cosa importante e rinunci a volte ad uscire perché non ti puoi ammalare, stai facendo delle registrazioni, insomma ti devi riguardare, ci sono tante cose. Però l'importante per fare questo mestiere è la devozione, perché se non c'è devozione questo mestiere non si fa, e soprattutto il talento. E è un po' un artigianato, e non tutti sanno fare l'artigianato, non tutti sono attori e solo alcuni ci riescono. Quindi diciamo che studiare tanto è il consiglio che do sempre ai ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera. Assolutamente sì. Studiare. Allora, questa volta scelgo io, Sheldon. Vai. Scelgo io. Visto che lì abbiamo... Che non sia un bambino. Che non sia un bambino. No, i bambini hanno già fatto. Questo è un po' più grande, quindi Naruto è bambino, lo facciamo doppiare ai bambini. Questo è un po' più grande, lo facciamo fare a lui. Va, facciamo fare 2 battute al signorino qui. Ciao. Vabbè, ma non esistono belle voci. Cominciamo a sfatare sto mito. Le voci sono tutte belle, non esistono bravi attori, semmai. Ma non delle belle voci, sono tutte belle. Allora, ti faccio fare 2 battutine, non ti preoccupare. Te le faccio anche provare. 2 battute. Tienitelo da solo, perché sennò impallo tutti. Ci leggi? No. Assolutamente no, amore, spostati, grazie. Poco più qua. Vengo accanto a te, non ti preoccupare. Questo te lo levo io, così c'hai l'impasto di meno. Intanto la proviamo una volta. La proviamo una volta. Passa una volta. Noi non è che le incidiamo così al volo. Noi le battute ce le fanno vedere una volta, poi le proviamo e poi le registriamo. Quindi anche voi la stessa cosa, amore. Allora possiamo stare qua tutta la serata. No, abbiamo solo 2 minuti e mezzo, quindi. Non vuoi mangiare ramen? Te ne frega niente, sì, no? Sì. Dai, ci sono. Ah, sì. Aspetta. Però è ripartito bene, eh? Ok, era il momento giusto. Era perfetto. Tu appena... sulla spalla quando... Benissimo, come grazie. Bambini, volentieri. Ah, sì, è arrivato il momento giusto. Credo di aver inquadrato l'algoritmo per farsi dei nuovi amici. Sheldon, non esiste un algoritmo per farsi degli amici. Aspetta, se hai davvero scoperto qualcosa potremmo aprire uno stand al comico e farci dei soldi. Vedete, il mio approccio iniziale con Kripke apriva le stesse lacune che affliggono Bua e il Cacatua quando arrivò allo zoo. Sto tagliando. Bua e il Cacatua? Sì, che arrivò allo zoo. È un libro magnifico, io ne ho distillato l'essenza. Vabbè, fino a qua, l'abbiamo vista, adesso, no, la facciamo bene, adesso la rifacciamo, ci sei, lega tutto, cioè appena vedi il, non ti fermare,
Buttati, perché per fare Sheldon purtroppo bisogna solo buttarsi e non vergognarsi. Ok. Vai, un po' più di volume, mm-hmm. poco. Che lei è tutto agitato. Ah, siete arrivati nel momento giusto. Credo di aver inquadrato l'algoritmo per farsi dei nuovi amici. Sheldon, non esiste un algoritmo per farsi degli amici. Aspetta, se hai appena scoperto qualcosa, potremmo aprire uno stand al comico e farci dei soldi. Dopo no, Naruto, basta. Vedete, il mio approccio lo vuoi rifare? Aveva le stesse lacune che affliggono Bua e il Cacatua quando arrivò allo zoo. Lo facciamo rifare. Bua, il Cacatua, sì, che arrivò allo zoo. È un libro magnifico, io l'ho distillato l'essenza. Ricavando in un diagramma di flusso che mi farà del... Ok, vabbè, ci siamo, bravo, è difficile. È difficile, sì. Facciamo anche il signorino qui con i capelli lunghi. Sì, tu... Sempre la stessa, che è difficile, Sheldon, quindi... Dai, gli rifaccio fare la stessa cosa. Avvicina bene il microfono. Dimmi quando sei pronto, eh. Quando sei pronto, di ciac e noi partiamo. Ok. Vai, bravissimo, è stato bravo. Ah, siete arrivati al momento giusto. Credo di aver inquadrato l'algoritmo per farsi degli amici. Non correre. Sheldon, non esiste un algoritmo per farsi degli amici. Aspetta, se hai davvero scoperto qualcosa, potremmo aprire uno stand al comico e farci dei soldi. Vedete, il mio approccio iniziale con Clippy aveva le stesse lacune che affliggevano Bua e il Cacatua quando arrivò allo zoo. Bua, il Cacatua? Sì, che arrivò allo zoo. È un libro magnifico, io ne ho distillato l'essenza ricavando un diagramma di flusso che mi farà da guida. Benissimo, l'hai visto una volta, ancora una. Lo riproviamo. Ah, un po' di stupore. Ah, siete arrivati al momento giusto. E poi un po' di... Sai che lui com'è, no? Che quando deve raccontarti una cosa che a lui gli piace, insomma, c'ha gusto. Quindi fammi sentire un po' più il gusto della battuta. Pronti e ripartiamo. Ah, siete arrivati al momento giusto. Credo di aver inquadrato l'algoritmo per farsi dei nuovi amici. Cioè, non esiste un algoritmo per farsi degli amici. Aspetta, se hai davvero scoperto qualcosa, potremmo aprire uno stand al comico e farci dei soldi. Vedete, il mio approccio iniziale con Clippy aveva le stesse lacune che affliggevano Bua e il Cacatua quando arrivò allo zoo. Bua, il Cacatua? Sì, che arrivò allo zoo. È un libro magnifico e io ne ho distillato l'essenza ricavando un diagramma di flusso che mi farà da guida. Bravo, bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Oh, ma qua abbiamo dei potenziali doppio danni. Perché tu sei molto bravo a dirigere. Ma no, dai. Sono loro che sono bravi. Diamo a Cesare quelli di Cesare. Abbiamo altri Sheldon? Sì, dai. No, vedo che... Allora faccio io, l'ultimo, tu. Ancora uno. Da qui in poi... Da qui in poi. Sì, la cambiamo, l'hai vista due volte. Veronica. Ok. Ma è passato a richiuderlo in una cassa quando è uscito. Pronto? Pronto, Clippy? Sì, sono Sheldon Cooper. Sono arrivato alla conclusione che non hai risposto alle mie chiamate, perché non avevo avanzato proposte concrete per la nostra amicizia, quindi pensavo che noi due potremmo andare a pranzo insieme. Sì, capisco. Allora magari puoi trovare il tempo per una bevanda calda. Le scelte più comuni comprendono tè, caffè, cioccolato? Capisco, no, 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 aspetta, non attaccare, senti. Che ne diresti di un'attività ricreativa? Basta, fino a qua. Dai, ricreativa. Bravo, eh! Bravo, eh! Non mi levo. Bravo, bravo. Un po' più emozionato e agitato come lui, un po' più partecipe, però ci siamo, eh! Un po' più partecipe... che godi nel dire quello che pensi, insomma, perché sai com'è un po' autocelebrativo lui. Okay. Pronti? Pronto, Cricchi? Sì, sono Sheldon Cooper. Sono arrivato alla conclusione che non hai risposto alle mie chiamate perché non avevo avanzato proposte concrete per approfondire la nostra amicizia, quindi pensavo che noi due potremmo andare a pranzo insieme. Sì, capisco. Allora magari puoi trovare il tempo per una bevanda calda? Le scelte più comuni comprendono tè, caffè, cioccolata? Capisco. No, 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 aspetta, non attaccare, senti. Che ne diresti di un'attività ricreativa? Scommetto che abbiamo un sacco di interessi in comune. Dimmi almeno uno dei tuoi interessi. Ah, davvero? Su cavalli veri? Bravo. Bravissimo. Vabbè, insomma.
Allora, lui voleva ridoppiare Naruto, dice non l'ha doppiato. Chi non l'ha doppiato? Ah, ritorniamo indietro, vabbè, facciamo un pezzettino di Naruto. Dai, ci teneva lui a doppiare Naruto. Va bene, però ti farebbe bene, eh? Allora rimettiamo una clippina di prima. Vieni, vieni in piedi. No, seduto, vieni, vieni. Allora, noi doppiamo in piedi in realtà. Cioè, lo fate seduto perché non c'è spazio, ma noi siamo in piedi davanti al leggio con un microfono. Siamo molto seri, molto dritti, dritto, sei dritto? Bene, così, bravissimo. Allora, vediamoci un po' la clip. Leggiamo, sono diventati Ninja d'Elite, tutti e due, nessuno escluso. Questa è la prima battuta. Sì, vai. Leggi questa battuta. Siamo diventati Ninja d'Elite tutti e due, nessuno escluso. Ok. Ora pensaci. Se sei stato capace di vedere fin nel mio profondo del mio cuore, avrei capito che se noi due ci studiamo il problema purtroppo sarà. Basta, fino a qua, fino a qua. Ricominciamo da capo. Adesso un po' più di voce, l'hai letta? Sei dritto? Con bravo, così, sempre dritto. Bravo, vedi come si è messo tutto in posa. Bravissimo, lui è molto disciplinato. Ci piace. Siamo diventati Ninja d'Elite tutti e due, nessuno escluso. Bravo, un po' più di voce. Ora pensaci. Bravo. Se sei stato capace di vedere fin nel mio profondo del cuore, avrei capito. Dito che se noi due ci sfidiamo, il risultato purtroppo sarà. Sarà inevitabile. Ok, mo l'hai capita, ne facciamo ancora un'altra, la facciamo bene. Pronti? Siamo diventati Ninja d'Elite tutti e due, nessuno escluso. Un po' più di volume? Più voce? Ora pensaci. Bravo. Se sei stato capace di vedere fino al profondo del mio cuore, avrai capito che se noi due ci sfidassimo, il risultato purtroppo sarà. Sarà inevitabile, sì, perderemo la vita. Benissimo, bravo, bravo anche lui, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ridò questo a te. Bene, bene ragazzi, vi siete divertiti? Sì. Ci siamo fatti questa cavalcata. Allora, abbiamo domande per il nostro caro Leonardo? Ah, c'ho anche le domande? Mi devo prendere uno sgabello. Vuoi uno sgabello? Certo che lo. Io faccio Reggi Cassa. Eh? Tu non le sgabella, non facciamo l'intervista seria va con bene, gli sgabelli? Dai. Allora aspetta, allora, prendiamo lo sgabello. No, no, prendo lo sgabello, non ti preoccupare. Prendiamo lo sgabello. Anche tu vuoi doppiare. Vai. Come ti chiami? Intanto recuperi lo sgabello. Francesco, dai, facciamo, recuperiamo. Stiamo facendo impazzire la nostra fonica, che invece è pazzesca. Che è Veronica. Che è Veronica. Veronica. Veronica, vai, Veronica. Veronica sta facendo miracoli qui. Allora, ci facciamo sempre il pezzettino. Abbiamo uno sgabello. Mi raccomando, quando fai la battuta, ricordati sempre di non parlare piano piano, perché sennò non si sente niente, ci vuole un po' più di volume. Allora, intanto ce la vediamo una volta e la provi una volta, come è giusto che sia. Grazie. Pronto? Grazie mille. Quando sei pronta, Veronica, vai. Siamo Ninja d'Elite. Benissimo, il tono andava benissimo come l'hai iniziato. Bravo, non ti emozionare. Ripartiamo, Vero, grazie. Siamo diventati Ninja d'Elite tutti e due, nessuno escluso. Ora pensaci. Che sta a fare Daniele? Se sei stato capace di vedere fin nel profondo del mio cuore, avrei capito che se noi due ci sfidiamo, il risultato purtroppo sarà. Ripeti, il risultato purtroppo sarà qua? Il risultato purtroppo sarà. Aia. Sarà inevitabile, sì, perderemo la vita. Ma bravo, bravo, bravo. Allora, la rifacciamo una volta, bene, con il volume che è giusto questo, mentre il nostro amico torna. Vai Veronica, quando vuoi. Siamo diventati Ninja d'Elite tutti e due, nessuno escluso. Ora pensaci. Se sei stato capace di vedere fino nel profondo del mio cuore, avrei capito che se noi due ci sfidiamo, il risultato purtroppo sarà. Purtroppo sarà? Purtroppo sarà. Sarà inevitabile, sì, perderemo la vita. Ma bravo, bravissimo, bene, bene. Allora, mettiti qua un po' più avanti. Vuoi una sedia? Guarda, c'è questa. Tieni, vieni qua. Mettiti qua seduto, così almeno c'hai la sedia anche tu. Allora, eccoci. Allora, vuoi tu intervistare me o intervisto te? Vabbè, fate voi.
accendiamo le luci, spegniamo tutto. Guarda che faccia piacevole là. Boh, qui pesavo 20 kg di meno. Anche lei ho doppiato? No, lei ah, no. Con allora. Black, bellissima serie medica Disney, peccato l'hanno chiusa. No, peccato no, perché in realtà sono state 3 stagioni molto intense e molto belle. Mi è piaciuto molto. Bravo, me l'hai tirata fuori, è un attore che ho adorato lui. Qual è quello che è più nel cuore? Allora, che facciamo? Accendiamo le luci così siamo meno... Accendiamo un po' le luci, sì. Vai, sì. Accendiamo un pochino le luci. Sì, accendici tutto, vai. Qual è quello che... Io ti ho già intervistato, no? Abbiamo già parlato, anche al tavolo, così a mangiare. E tu non riesci a dire un tuo preferito, perché no, tu li ami tutti. Non ci riesco. Cioè, tu ce l'hai tutti nel cuore, non ce n'è uno che hai particolarmente. Ma sì, ognuno ha una parte di me, quindi non riesco a sceglierne uno, mi sembra di fare un torto ad altri. Ad altri, quindi no, non ce l'ho. Posso dirti che quelli che faccio da più anni comunque sono con me, mi accompagnano, ma in realtà ci sono personaggi che anche che non ci sono, qui che mi piacciono molto. Io faccio una serie per giallo che si chiama Tandem, che è molto bella, per esempio, il Tenente Le Bellec, mi diverto molto, è una serie che siamo già alla 5ª, 6ª stagione. E, insomma, non riesco a sceglierne uno, mi sembra di fare un torto ad altri. Adoro il mio mestiere. E questo si vede, ma Sheldon è molto difficile. Cioè, io, quando ti ho intervistato, tu mi hai detto che Sheldon lo devi interpretare, non è così poi semplice, cioè non è che tu leggi e lo interpreti, tu lo devi proprio interpretare, devi vedere gli occhi dell'attore. Ma... Allora, gli occhi dell'attore in tutti i casi, nel senso che più segui l'occhio dell'attore, più ti incolli e più diventi, diciamo, un tutt'uno con lui. Sheldon è stato particolarmente difficile, ve ne siete accorti anche voi doppiandolo, perché innanzitutto parla molto velocemente e poi ha un modo di emettere con una cadenza in originale che noi abbiamo cercato di riproporre in italiano in una chiave diversa, perché non era possibile parlare come lui, cercando di dare questo senso di particolarità del personaggio con una vocalità abbastanza estrema, con delle onde, insomma, con i picchi vocali che lui fa. È stato un lavoro, uno studio abbastanza intenso su quel personaggio e beh, non a caso la serie è durata 12 anni, insomma. Ma a parte Sheldon, no? Uno difficile che non riuscivi a... Cioè, hai dovuto provare tante volte perché non riuscivi a entrare nel personaggio, comunque era più difficile degli altri. Perché immagino tu riesci quasi subito a entrare nel personaggio. Sì. Uno che ti ricordi come ostico, come doppiaggio? Ma di personaggi ostici no, perché... Ogni volta che una persona ti sceglie per un ruolo, un direttore di doppiaggio, il direttore di doppiaggio è quello che si trova al di là della sala di incisione, della sala di registrazione, c'è un'altra sala dove c'è un fonico con una console che ci registra le battute. Se il direttore di doppiaggio ti pensa per un personaggio, probabilmente lui che ha la visione del prodotto e che conosce il prodotto perché se l'è visto a casa, sicuramente ha la sua idea precisa. Posso dirti il personaggio che sta con la quale ho avuto meno empatia perché ho avuto difficoltà a lavorare. Una serie vecchia si chiamava Pinky and the Brain, c'era un personaggio che io doppiavo che era un amico di Elmira, una serie di cartoni animati molto vecchia della Warner, e ho avuto un po' di difficoltà perché non ero proprio in sintonia con la direttrice, ma non perché non andassi d'accordo, ma perché era molto, molto dura, molto chiusa, e quindi essendo una serie abbastanza comica, perché era una serie animata comica, ho fatto fatica. Il risultato poi è venuto fuori, ma ricordo quella lavorazione molto particolare in un clima molto di tensione e lì ho fatto un po' leva sui miei nervi e me la sono portato a casa, insomma. Diciamo, hai fatto leva sulla tua professionalità, no? Sì. Professionista, sì. Fai quello che devi fare. Diciamo che in un momento di difficoltà, come tutti noi, quando arriva un nuovo datore di lavoro, mettiamo una marcia diversa e cerchiamo di portarci a casa il prodotto nel migliore dei modi. Ok. Non possiamo litigare con tutti o non possiamo metterci a discutere. Mi metto a servizio. Se vedo che ci sono delle considerazioni che mi vengono fatte, che sono magari lontane dalla mia visione del prodotto, cerco di trovare una mediazione tra quello che penso io e quello che pensa lei. Alla fine il prodotto te lo porti a casa. Quanta libertà hai col direttore del doppiaggio? Dipende dalle persone, con molte persone... tanto mi sento, no? Strillo.
con tante persone ho più libertà, con altre meno, alcune vogliono più un'aderenza all'originale, altre invece preferiscono farti interpretare. Io lo dico sempre, è una di quelle cose che dico ai miei allievi, noi non siamo degli imitatori dell'originale, noi siamo degli adattatori all'italiano. Siamo degli adattatori perché noi cerchiamo di riprodurre le sensazioni e le emozioni che hanno dato i personaggi o che hanno registrato gli attori sul set senza snaturare il prodotto originale, quindi noi facciamo la stessa cosa, cioè cerchiamo di dare quell'emozione non snaturando. È chiaro che se un giapponese fa un urlo Wata! Così non lo posso riproporre in italiano, per cui devo trovare una chiave nel proporre quell'urlo o quella frase nel miglior modo possibile, orecchiabile all'italiano, adattato all'italiano. Come il Rasengan! Come il Rasengan! Quello mi viene bene, però ancora lo so fare. Hai sentito che ti ha risposto? Me l'ha mandato anche lui. Il cane sa che è degli Ucia. Sì. È degli Ucia il cane. È degli Ucia. No, è mio! Ah, bravo, vedi. Questo è Ernesto. Fondamentale, insomma, cercare sempre di non fare un'altra cosa. Se andate a sentire i doppiaggi vecchi, dei vecchi film Disney, molte voci erano molto dissonanti dall'originale, ma sono diventate iconiche, sono dei gioielli, perché in italiano c'era un gusto di recitazione, non a caso il doppiaggio italiano è un'eccellenza, un po' come il parmigiano reggiano emiliano, insomma nel mondo, ecco, noi siamo un'eccellenza, peccato che i tempi di lavorazione ultimamente un po' troppo serrati ci stanno facendo perdere un po' la possibilità di dare... La qualità? No, la qualità la diamo uguale, di avere più tempo per curare un prodotto, quindi a volte siamo un po' affannati perché magari un prodotto che avrebbe bisogno di un'incisione in più ce la fanno fare con un'incisione di meno e noi siamo un po' stressati perché abbiamo un po' questo fiato sul collo della consegna, quando magari avendo non tanto ma magari anche un giorno in più potremmo dare lo stesso in un clima più tranquillo. Noi cerchiamo sempre di dare comunque il top di gamma, almeno per quanto mi riguarda. E questo è assolutamente vero, caro Leonardo. Poi ci si riesce magari volte più, volte meno. Senti, film Disney, tu non hai mai doppiato film Disney? No, Disney piacerebbe? Sì, non ci ho mai lavorato. Io ho fatto prodotti Disney come Le Regole del Delitto Perfetto, Code Black, questi sono tutti prodotti proprio di film Disney. Però io non ho mai doppiato un lungometraggio Disney. Io ho lavorato sempre, quasi sempre per Warner Bros. Ho fatto Polar Express, che è un film... Sì. Esatto, non so se ve lo ricordate. Io ho fatto tanti film ad animazione giapponese, bellissimi. Però non ho ancora avuto la possibilità di fare un film, un lungometraggio Disney di questi di nuova generazione. E non so neanche se vorrei farlo, perché mi dispiace molto che l'animazione 2D non esista più. Ecco, se dovessi avere un piacere immenso, mi piacerebbe fare un'animazione 2D qualora qualcuno cambiasse idea e ce lo riproponesse. Sono dei capolavori quelli. Ma il Giappone insegna, lo vedete che l'animazione 2D, loro usano molto l'animazione 2D, bella, unita in un modo così assolutamente armonioso con l'animazione 3D. Se Disney facesse la stessa cosa non sarebbe male, o Disney, DreamWorks, certo. O chi per loro. Pixar. Sarebbe bello vedere ancora un prodotto in 2D. Cioè Damiano ti vuole fare una domanda. Damiano mi vuole fare una domanda, eccomi. Aspetta, ti do il microfono così ti sentono tutti. Alza un po', ce l'abbiamo il volume un pochino più alzato. Ma perché Naruto tutti quando fanno una tecnica la dicono? In che senso? Perché la pronunciano? Perché succede, Damiano, che in originale hanno concepito e scritto la sceneggiatura di questo prodotto in questo modo e quindi se il personaggio originale dice una tecnica o dice un nome, io devo fare la stessa cosa in italiano, funziona così, non posso inventarmi un dialogo. Se c'è un colpo, devo mettere quel colpo, se c'è una frase, devo mettere quella frase. No, ne capisco le intenzioni, non l'ho mai studiato. E invece un'altra domanda. Dimmi. Ecco, qual è la tua, diciamo, il cartone o serie animata più conosciuta? Più conosciuta? Beh, sicuramente posso dire Naruto, Hunter. I Babylony Toon che ancora vanno in onda su Cartoon Ido, che piacciono molto ai bambini. Anche lei di tutte. Sì, Naruto, e poi ci sono i Teen Titans che sono famosissimi, che ancora vanno in onda. Ce ne sono tanti. Quelli non vanno più. Questi sono quelli grandi. Questi è un po' che non vanno.
Su Sky si vedono? Ah, allora ci sono. Quelli del 2008. Bravo, mazza, sì. Quelli del 2008. Ci sono lì? Ah, lì vanno in onda. Ah, e io... Beh, insomma, qualcosa ancora... Ti chiedo una cosa che forse molti vorrebbero sapere, penso. È più difficile doppiare un film animato o un film reale? Cioè, attori o personaggi animati? Che bella domanda. I cartoni animati sono... I cartoni animati sono difficilissimi. Non respirano, hanno dei respiri non umani, quindi sono molto complicati da doppiare. Perché? Perché un disegno animato è difficile da doppiare sia per la respirazione, quindi una questione tecnica, quindi andare in apnea, dire tante frasi senza mai fermarsi ed essere pulito, e soprattutto rendere vero un disegno. Sono molto complicati. Poi ogni prodotto ha una sua difficoltà, anche il film dell'anno come Avatar è difficile, insomma ci sono difficoltà, faccio un esempio, difficoltà a livelli diversi. L'animazione è molto difficile rendere, perché non respirano, rendere in italiano, perché respirano poco, e renderli vero, renderli veri ci vuole veramente qualcosa in più. Sì. C'è una domanda dal pubblico. Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti. Grazie. Quindi, grande Leonardo. Ti ringrazio per l'esperienza. Grazie a te. E una domanda semplicissima. Cosa ti porti appresso di Naruto? Cosa ti ha lasciato di nella vita? Che domandone. Naruto, come altri, mi insegna qualcosa. Partiamo da questo presupposto. Essere un attore significa avere la possibilità di esplorare se stessi a 360 gradi. Quindi Naruto e tutti mi lasciano sempre qualcosa di bello, o qualcosa di bello da non inseguire. Quindi comunque un insegnamento ce l'ho, anche da un personaggio negativo capisco quello che non devo fare nella mia vita o come non mi devo comportare. In Naruto in particolare, beh, sicuramente ho imparato ad avere determinazione, ce l'ho già di mio, ma probabilmente alcuni prodotti ti ricordano quello che devi fare, no? Mi ricordo anche, per arrivare a fare questo mestiere, il sacrificio che ho fatto anche io, perché non è che abbia avuto un background alle spalle che mi permettesse di essere introdotto facilmente nell'ambiente del doppiaggio. E sicuramente una determinazione, il sorriso che ho ogni tanto dimenticato e l'ho ritirato fuori, e soprattutto la tenacia, ecco, sì, una tenacia che mi è rimasta finché magari non muoio, speriamo di tenerla sempre viva, perché Disney diceva: se puoi sognarlo puoi farlo, e questo è un insegnamento che io mi porto dentro e lo dico anche a voi, ne ho fatto tesoro e mi serve molto ricordarvi questa cosa. Grazie comunque. Allora, volevo, c'ho una cosa, una curiosità da chiederti, ma ti sei mai chiuso in stanza con la cassetta a registrarti? Col mangianastri? Sì. Ragazzi, mangianastri, sapete cos'è il mangianastri? No. Con la cassetta. Con sì, la cassetta. Sì. Registravamo radiodrammi prima, quando eravamo piccoli con un... si facevano i film. Quella è videocassetta. Cioè, l'audio, quella è l'audiocassetta, è la versione come il CD, solo con il nastro, come la videocassetta. Poi tu richiudevi in stanza e te registravi. Sì. Che poi è un ottimo allenamento quello. Beh, insomma, probabilmente c'era un qualcosa che voleva uscire fuori, era il mio giocattolo preferito. Mi divertivo, il mio mangianastri, le cassette vergini, registravo, facevo tutti i personaggi, doppiavo su un nastro, sì, sì. Ce n'hai ancora queste cassette? Ovviamente. Ah, le vogliamo! Assolutamente no. Verranno seppellite con me nella mia bara. Allora, vai. Allora, ho due indovinelli per te di Naruto. Addirittura? Cioè, ah, poi a proposito, ti interrompo, però ti do il microfono. Una domanda a tutte e due. Ah, pure a me. Io qua sono un presentatore. Dopo faremo un quiz, un trivial. Tu, Francesco, hai tutte le domande. Esatto. 10 domande di Naruto. Abbiamo 3 premi, ok? Abbiamo tè di Naruto e dolci per 3 vincitori. Ok? Quindi 10 domande. Adesso avete questi minuti per fare il settaggio, tutta la trama di Naruto, perché
Occhio, vai. Allora, prima i due dominali a te. Primo, qual è la parola più famosa che ha detto Naruto? Rasengan o io diventerò Kage? Ah, bella questa. Credo io diventerò Kage, sì. Che è stata poi la prima. Poi, questa è difficile. Vediamo. Qual è la paura più grande di Naruto? Questo non te lo posso dire. Questo è una delle domande di dopo. Facciamola al pubblico. No, falla dire a qualcun altro, vediamo se lo sanno. Chi lo sa? Lo sai? Qual è? Allora, ce ne sono varie. La più importante? Posso dirne varie? Allora, certo. L'esame scritto. Ok, questa è una. Vero. L'esame di selezione di Chunin. È vero. Bene. Poi... Adesso ce li di tutte. Hai detto tu che ce l'hai. Hai detto tu. E poi? Allora, i gatti. I gatti? Bravo. Naruto ha paura dei gatti. Poi, che è una volpe, no? La domanda a tutte e due. No, ma non per questo. No, però sono i nemici delle. In Giappone i gatti e le volpi sono nemici. Sì, ma non ha paura dei gatti. No, però è una caratteristica del personaggio. La missione che ha fatto da piccolo. Sì, anche. Allora, la domanda è da tutte. A voi vi piacciono più i personaggi dei manga, quelli là, con tipo Naruto, che non ha il kimono, o quelli col kimono tipo Tanjiro? Tipo? Tanjiro, di Demon Slayer. Di Demon Slayer. Vabbè, sono due prodotti diversi, sono belli tutti e due. Anche Demon Slayer è una bella serie, io non l'ho mai vista. Però Naruto è più bello. No, però la certo. Domanda è, i personaggi, quale ti piace di più? Non vedi lui come sta con le gambe a cavallo? Lui è proprio un presentatore nato. È vero. Si è messo a suo agio con le gambe a cavallo. No, dimmi. Se vi piacciono più le persone di manga. Dai col microfono. Con le maniche corte o quelle col kimono? No, le maniche corte. Come Naruto. Col kimono. Sì, ma a me piace Sasuke, quindi. Cosa hai detto? Cosa ragazzi, detto? Sono male. Allora io amo Sasuke, amo Vegeta, quindi ragazzi, stiamo parlando. Bravo. Anche se me ne cosa. Allora, c'era lei che voleva fare una domanda. Sì, facciamo, aspetta, adesso torno da te. Vai. Faccio una domanda da aspettatrice. Ecco. Vai. Vergognati con noi, col microfono. Poi lo passo pure a te. Se noi guardiamo comunque la serie, la voce è la cosa che comunque, anche se tutti allontani, la cosa che senti, quindi riesci a distinguere il personaggio durante la trasmissione. Succede che spesso vanno a cambiare le voci, perché vanno sì. Via doppiatori. Noi come spettatori la viviamo malissimo. Trauma. Quando Rossella Cerbo mi ha abbandonato Bart, io sono stata malissimo. Dei Simpson. Ilaria Stagni. Ilaria Stagni, sì. L'altra era Lisa, se non sbaglio. Eh sì. E praticamente ci sono diverse ragioni per cui accade. Beh, sicuramente non bene, dipende, ci sono tanti motivi per cui abbandoniamo dei personaggi. Un periodo di indisponibilità, magari perché abbiamo dei problemi o di salute, o insomma, e quindi per un periodo non possiamo fare le cose. A volte ci aspettano per doppiare quando siamo guariti, a volte purtroppo non ci aspettano. A me è successo con Big Bang Theory di essere sostituito su 7 episodi che poi ho ridoppiato 2 anni dopo, perché Warner non era contenta. Che poi mi dispiace di questa cosa, perché chi mi ha sostituito, sì, no, ma poi un attore bravissimo che mi ha sostituito, ma perché mi ha permesso di guarire, non sono stato bene di salute, mi ha permesso di guarire e poi ritornare a interpretare il personaggio. Noi non siamo padroni dei nostri personaggi, noi veniamo scelti. Il padrone del personaggio è l'autore, il padrone del personaggio è la major che possiede un determinato prodotto. Capito? Quindi se una major come può essere Warner, Disney, DreamWorks, Sony decide di cambiare le voci, noi possiamo farci ben poco. Diciamo che a volte a furor di popolo succede che il web si ribella così tanto che a volte richiamano, e che è la cosa migliore. E a volte succede che è lo stesso doppiatore magari a lasciare il personaggio perché è cresciuto, sono passati troppi anni. Io stesso non potrei più fare Naruto bambino. Potrei fare adesso la versione Shippuden, ma già nei flashback avrei difficoltà. Sarei costretto, credo, ad essere doppiato nella versione baby da qualcun altro. Noi non viviamo bene questa cosa.
questo per quanto riguarda i cartoni, magari capita un film, un attore come Jim Parsons che io doppio quasi sempre, in un paio di film non l'ho fatto io, posso rimanerci male ma relativamente, lo so, questo è grazie, questo diciamo dal pubblico fa piacere sentirlo, però non siamo noi né noi a decidere di non volere fare quella cosa, a volte la major dice io facciamo un provino, preferisco per questo personaggio un altro doppiatore perché secondo me è più aderente all'originale, a quel punto si fa un provino, se si vince possiamo farci molto poco, però in linea di massima diciamo al 75% si tende a richiamare le persone su alcuni attori o il meglio, sì, al 75% si tende a farlo. Non sempre purtroppo potete godere delle stesse voci, però a volte succede anche un'altra cosa molto particolare, che la voce che tu sei abituato a sentire con un'attrice è la stessa che doppia un'altra attrice e magari queste due attrici fanno lo stesso film. E allora a volte succede che se tu hai Alicia Silverstone doppiata da Stella Musi e nello stesso film hai Liv Tyler doppiata da Stella Musi, una delle due deve essere sostituita, non si può parlare e rispondere. Ecco, a volte succede anche questo. Magari Stella Musi doppia Liv Tyler e Alicia Silverstone viene data a una fenomenale Barbara De Bortoli. Capito? Può succedere. A volte è capitato anche a me di trovarmi due attori che ho sempre doppiato io nello stesso film, me ne hanno fatto fare uno e l'altro no. A volte succede anche questo. Comunque se dovessero rifare Aladino, il genio. Ah beh, cioè, mi piacerebbe molto. Un nuovo Proietti. Beh magari, guarda, mi hai fatto un complimento da niente. Il maestro. Proietti, il maestro. Tra l'altro su questa cosa mi volevo un attimo allacciare. Sì. Io Leonardo l'ho visto in molte occasioni e so alcune occasioni dove c'erano dei fan di Naruto che, esatto, però un po' più sensibili di te, che interpretavano, cioè lui è Naruto, quindi si mettevano a piangere. Ah, cioè, ti ricordi una ragazza un po' emozionata? Era emozionata. Più di una. Tu mi hai insegnato tanto. Guarda, questa è una cosa che capisco poco perché ognuno di noi ha un vissuto particolare che non posso conoscere e che è giusto che poi rimanga privato. Certo è che questa cosa mi fa molto piacere perché magari accompagnando le persone in casa facciamo compagnia, ecco, proprio le accompagniamo magari quando hanno dei momenti un po' difficili e i nostri... Insomma, il nostro lavoro li tira su. Ecco, questa è una cosa molto bella che ringrazio sempre, ringrazio il pubblico che ci fa notare e ci dà una carica d'affetto non indifferente tutte le volte che ci incontra. Un sacco di emozioni, Beh, insomma, siamo coscienti ma anche grati perché credo che ognuno di noi vorrebbe essere, come un dire... Eroe. No, ma vorrebbe essere... qualificato per il lavoro che fa, riconosciuto, fa piacere a tutti essere riconosciuti sul proprio posto di lavoro. Ecco, quello che succede a me io lo auguro sempre agli altri perché è giusto che ognuno di noi abbia un vero riconoscimento nel proprio lavoro, anche quando insomma magari non è il caso, però è importante, è una bella ricarica di energia. È una bella carica, sì. Vai. Lui è 10 minuti vuole fare la domanda, coraggio. Scusaci. Doppiatore, diventarlo oggi. Difficilissimo. Partire da zero. Quanti anni di formazione servono? Non ho la sfera di vetro, io questo non te lo so dire. Cioè, si deve studiare, a un giovane consiglio sempre un'accademia d'arte drammatica perché i corsi di doppiaggio del weekend non servono a niente, non è che si diventa doppiatori con un corso di un fine settimana o tre weekend in un mese. Tanto studio, devozione per questa professione, una bella accademia d'arte drammatica a Roma, la Silvio D'Amico, l'Accademia dei Filodrammatici a Milano, insomma una buona scuola di recitazione e poi se proprio c'è il fuoco dell'arte del doppiaggio una specializzazione successivamente in questo mondo. Noi siamo degli attori, cioè è come un medico, se sei medico di base conosci l'anatomia e poi puoi diventare da lì un medico chirurgo, un neurochirurgo, non lo so, un ortopedico, un cardiologo, un dentista, ecco il doppiaggio qua. Artisti. Ho conosciuto Fabrizio Mazzotta. Classic clown. Non c'è un tempo. Però Roberto, ci vuole devozione. Ci vuole tanto impegno.
e non è impossibile, è difficilissimo, è una scalata molto difficile. Poi adesso è ancora più complicato perché arrivano tanti ragazzi che hanno fatto scuole, corsi, e da caterbe di persone, da decine e decine di persone ne escono una, due l'anno, di veramente talentuosi. È un artigianato. Aspetta che finiamo. L'importante è sempre studiare tanto, ecco, questo è quello che dico. Se non si studia non si arriva da nessuna parte. L'epoca, insomma, di diventare calciatore facile, venire facile, molto lontano da questo ambiente, molto lontano da questo mondo. È meritocratico, quindi. E ve ne accorgete, perché quando arriva uno che non lo sa fare questo lavoro lo sentite subito, anche il pubblico abituato a sentire. E a proposito, ma sui talent che ne pensi? Non posso parlare perché sono all'ordine del giorno e non mi riguarda l'argomento. Non posso neanche schierarmi perché ovviamente faccio un torto alle major. Posso solo dire che sarebbe il caso che se tu vieni scelto, tu abbia una formazione anche nel mondo del doppiaggio. Perché io domani mattina arrivo da Alfonso Signorini, gli strappo il microfono e dirigo il Grande Fratello. Ma secondo me vorresti farlo anche meglio. Ma magari, però non funziona così. Quindi il talent, per non inimicarmi nessuno, posso dire che più si studia a 360 gradi, si impara anche a doppiare se stessi, magari si può mettere questa arte al servizio poi di un doppiaggio, di un doppiatore, insomma, di un film o di quant'altro, insomma. Ok, avete una massimo due domande e poi andiamo col trivial, così andiamo a chiudere e poi a cena. Tu hai una domanda? In tin del... arrivano i ramen, arrivano domande, domande, domande. Tu? Vai. Perché avete messo i cartoni di Naruto e Sakura da piccoli e di Sasuke da più grande? Avevamo quelli, budget. Sì, l'hanno messo anche quelli. Erano quelli disponibili. Erano quelli disponibili. Passiamo col trivial, dai. Vai col trivial. Francesco, mi dai il cellulare con le domande? Che... Damiano! Allora, però mi servirebbe mandala a qualcuno che ha... Che domani ce l'abbiamo. Ma il mio sta registrando? No, ci abbiamo i microfoni attaccati. È vero. Oh, vedi, non lo so. Vabbè. Però c'è qualcuno che dovrebbe segnare i punteggi. Ce l'abbiamo? Allora questo leggerà Leonardo, lo so. Leggo io. Con la sua bellissima voce, solo che. Ah, bellissima voce. Dai. No, se le leggo. Allora, prima domanda, sarà molto veloce. Si alza la mano, si dice. Allora, chi alza prima la mano risponde. Però dovete alzare la mano, non la dovete dire. Lo facciamo a tavola? Allora. No, facciamo adesso. Vabbè, basta c'è che qualcuno può segnare dei punteggi? Fantastica. Guarda, però è fantastica. Allora, è Naruto, tutto Naruto? Tutto Naruto. Va bene, allora per i più sono 10 domande, ragazzi. Allora, va bene. Senti, vai. Ma facciamo una sfida 2 contro 2. Non so chi vuole partecipare a questo. Facciamo allora, facciamo così, siccome siete tanti. Facciamo, voi tre siete una squadra, voi quattro siete una squadra e voi tre siete un'altra squadra. E prima di rispondere vi confrontate. Uno di voi alza la mano. Chi è il più veloce a alzare le mani qua? Allora, una la alza lui e tu la alzi tu. Va bene. Vai. Allora, così è un po' più. Ecco. Allora, mettiti a posto su. Davanti loro? Lì. Loro come li mettiamo? Tesoro, mettiti di qua. Tu mettiti di loro qua. Loro li mettiamo in quale squadra? Anche loro. E li mettiamo uno da una parte e uno dall'altra. Ok, uno da parte, lui di là, lei di qua. Perfetto. Facciamo 3 squadre. 1, 2 e 3. Così chi alza la mano per primo risponde. Quindi va bene? Quindi prima squadra qual è? Allora, Una. Le squadre sono voi 4, voi 3 e loro. Tu non giochi? No, te ne frega niente. Tu stai dal tuo cellulare. Vabbè. Ma giusto che siamo 3-3. Ma poi ci stanno tre premi. Come li facciamo a dividere? Lo scopriremo dopo. È vero. Tu anticipi i tempi, eh? Giochi anche tu, ci hai ripensato. Quindi benissimo. Definiamo queste squadre. Loro 4, poi. Qui si è spento qua. Qui non c'hai. Togli i tuoi segreti. Sono piccoli segreti. No, piccoli problemi. Oh, pensavo a scherzare. Allora, prima domanda.
Quindi non rispondete, aspetta. Alzate prima la mano. Quali sono queste squadre? Loro quattro. Loro due. Facciamo due. Loro due. Okay. Va bene, facciamo così. Diamo un nome alle squadre. Squadra A, B e C. No. Va bene. Squadra la Sengan. No, Uzumaki. Allora, possiamo fare. Noi ci dobbiamo consultare. No, no, è troppo veloce. Decido io. A, B e C. Allora, A i ragazzi là in fondo, B siete voi e C siete voi. Pronti? Vai. Prima domanda. Solo alzate la mano. Come si chiama la volpe a nove code? Il signore. Bravo, primo punto alla squadra. Domanda numero due. In che parte del corpo di Naruto è sigillato Kurama? Lui. Bravo, pancia. Punto alla squadra B. A, B, C. Domanda 3. Come si chiama la tecnica più usata di Naruto? A, lui. La tecnica superiore della fortificazione. Bravissimo. La tecnica superiore. Tesissimo poi, tra l'altro. Domanda 4. Pronti? Che tipo di creatura evoca con la tecnica del richiamo il maestro Jiraiya? La squadra A? Brava! Punto Rospi. Due punti alla squadra A. Tu tieni i punti. Ce li ha lei. Ci abbiamo bene, Veronica. Perfetto. Efficientissima. Domanda numero 5. Attenzione, chi ha sostituito brevemente Kakashi alla guida della squadra? Sei arrivato tardi, lui è stato più veloce. Italia. Vediamo un po'. No, errore. Vai, tu. La squadra 7, eh? No, risponde loro. Bravissima. Brava! Capitano Yamato. Domanda numero 6. Abbiamo fatto già il giro di boa. Allora. Qual è il simbolo del clan degli Uchiha? Chi è? È una specie di... 3, 1, 2... No, uno, via. No. Che cos'è? E come si chiama quello? 3, 2, 1... No, è squadra, squadra. Brava, il ventaglio. Si è rispento il nostro cellulare. Adesso aspetto la nostra cassiera che torna e me lo riaccende. Vabbè, ma sei pazzesca, allora. 30-07-58, come si fa qua? Così. Ecco qua. 30-07-07-58, pronto mamma? Allora. Allora, ma quanti punti siamo? Facciamo un riepilogo, squadra A? Abbiamo la squadra A con 4 punti. Ah! Ancora ragazzi, zero, va bene, dai, adesso vediamo di recuperare. Squadra C, forza. Chi è in realtà Toby? Obito. Bravo. Grazie. Bravo. Cognome? Vabbè, dai, Obito? Ah. Bravo, bravo. Ma che sei qui? Bravo. Domanda numero 8. Come si riconoscono dal vestiario i membri dell'organizzazione Alba? Una nuvola rossa. E? E però manca ancora una cosa, specifichiamola meglio. Una veste nera con inserti di nuvole rosse, perfetto, bravissimo. 3, 3 e 2 siamo? Quanto siamo? 4, 3, 1. Allora, forza, squadra C. Domanda numero 9. Chi sono i tre ninja leggendari? Ah, ha risposto lei? Dimmi. Bravissima, bravissima. Domanda numero 10. Naruto e Sakura. Vabbè. Quali sono gli animali che evocano? Vai. Sempre questa squadra di tre ninja leggendari. No, non è il verme. La lumaca. Il rospo? Sì, bravissimo. Punto numero.
Bene, quindi chi ha vinto? La squadra A. La squadra A si aggiudica il premio, il primo premio. Il secondo premio va alla squadra B e il terzo premio va alla squadra C. Perfetto. Solo per lui però, eh? Solo lui dovrebbe avere il premio. Vabbè, diciamo che lo diamo a tutti quanti in... Allora, questo lo tengo io, poi glielo do. E... Allora, vediamo quali sono i premi. Allora, i premi sono, aspetta che ti facciamo vedere questi premi. Facciamo venire la nostra amica che ci ha ospitato, così la presentiamo anche. Allora, ma che bei premi, guarda, io li vedo da qua. Ma qui giocano facile, ci sono premi d'elite. Come inizia? Bello, 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 bello. Allora, la nostra amica che presentiamo anche qua, che è la nostra padrona di casa che ci ha ospitato, ciao. Salve. Grazie. Grazie a te di essere venuta. Grazie. E grazie a voi di essere qui, anche a nome di Akira. Grazie. Allora, il primo premio è un tè, di Naruto. A chi va? Chi è il primo classificato? Allora, due, poi ne prenderemo due. Grazie. Prego. Vai. Ma ci stanno solo il tè? Ci sta solo il tè? Che cosa? Ci sta solo il tè come premio? E ci piace molto. Uno per uno. Va bene. Il secondo. Vabbè, tieni la bottiglietta come ricordo. Siamo noi tre. Dai. Siete voi tre? Ecco, questo qua. Qua se venite lì ve ne diamo uno per uno. E invece il terzo classificato. È buonissimo. E il terzo classificato. Grazie. E per il terzo classificato abbiamo un altro personaggio di Naruto, Sakura. Ah, carino, bello come personaggio. Siete contenti? Sì. Ma sì, dai. Se vi sente Manuela Pacotto, che la nostra amica. Venite che bello da. Ok. Bene, allora grazie Leonardo. Ma grazie a voi. È stato un vero piacere, grazie. Di questa oretta e mezza insieme siamo stati. È volata. È stata un'ora e mezza. È volata. Mamma mia, è volata. Perché quando il tempo passa vuol dire che si sta bene. Bene, sì. Siamo stati molto, molto bene. Contento. Grazie per avermi invitato. Io... Ora faremo, ceneremo. Poi se dopo cena volete fare foto con Leonardo. Sì, volentieri. Lui è contento di. Dimmi. Sto andando. Potresti fare un'altra volta. Rasen Shuriken! Va bene. Grazie a tutti. Grazie.